Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, ottavo episodio per la nostra videoguida dedicata a Monster Hunter World. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide presenti e future sul nostro canale YouTube Mastro Titto. In questo video affronteremo l'incarico Scintille Volanti, Toby Kadachi, e come sempre in Monster Hunter purtroppo quando affrontiamo un nuovo nemico non abbiamo informazioni. Ricordate però sempre una cosa molto importante, ragazzi, che ciò a cui state assistendo non è un banale let's play, ma è una videoguida, quindi io sto qui apposta per darvi tutti i consigli e gli aiuti per assicurarvi una vittoria anche in questo caso. Parto infatti dal presupposto dell'andare a descrivere quelle che sono le caratteristiche del nostro mostro, punti di forza e punti di debolezza. Il Toby Kadachi ha una corporatura piuttosto esile, bassa e piatta, ha una piccola testa ed una grande coda. A differenza infatti di tutti i combattimenti sostenuti finora nella nostra avventura, in questo caso dovremo dare molta più attenzione alla grande coda che non alla testa. Infatti il Toby Kadachi ha sì degli attacchi frontali con dei morsi, ma soprattutto dà dei fendenti orizzontali con la coda o eventualmente colpi verticali dall'alto verso il basso che possono fare davvero tanto male. Inoltre, quando si arrabbia, rizza il pelo sia sulla testa che sulla schiena e si ricopre di scariche elettriche. In questa fase lo è in grado di fare degli attacchi con attributo elementale tuono. Partendo da questa informazione, la cosa più giusta che possiamo fare immediatamente è quello di scegliere un'armatura che abbia resistenza in tal senso, e la migliore in assoluto di cui disponiamo al momento è il set completo del Barrot, difesa tuono più 15. Oltre a questo, lui ha anche altri vantaggi, come ad esempio attacchi estremamente veloci e fulmini e la capacità di saltellare quella per la mappa di gioco. E proprio quando inizierà a comportarsi in questo modo, lui cercherà di andare alle nostre spalle, fuori schermata, per poterci fare un attacco devastante con la coda. In quel caso, il consiglio che posso darvi è quello di tenere sempre d'occhio i tanti movimenti dell'avversario e cercare di schivare lateralmente il colpo se riusciamo. Ovviamente questo tipo di nemico, come detto prima, ha tanti vantaggi, ma anche dei pesantissimi svantaggi, come ad esempio una forte debolezza all'elemento attributo acqua e il fatto che in realtà ha poca vita rispetto a quanto abbiamo affrontato fino adesso, oltre al fatto che è molto sensibile sia in testa che in coda a danni da taglio, impatto e perforazione. Entrambe queste estremità dell'avversario si possono spaccare, ma attenzione, la coda non si può tagliare. Quindi, riconsiderando le sue debolezze e le eventuali animazioni che ogni classe ha a disposizione, vi consiglio da parte mia, per le mie esperienze e le mie capacità, di usare contro di lui o le doppie lame dello Jura Todus con attributo acqua più 90, oppure eventualmente la katana, sempre dello Jura Todus con attributo acqua più 150. Le prime per affrontare un combattimento sul piano della velocità, la katana invece per concentrarsi sulla grande coda, che sarà molto semplice da colpire con combo basi o eventualmente con combo lama spirito. Quindi ragazzuoli, detto anche tutto questo e spiegatovi vita, morte e miracoli del Toby Kadachi, siamo finalmente pronti ad accettare l'incarico e quindi a partire per la missione di caccia. Un altro piccolo consiglio che posso darvi è che al di là che scegliate le doppie lame o la katana, è importante che andiate a mangiare prima di partire in missione un pasto a base di carne, non soltanto per un piccolo incremento in attacco fisico, ma soprattutto perché, a maggior ragione le doppie lame, colpendo tantissimi in combo, scaricano molto presto l'acutezza, per cui con il pasto, incrociando le dita, speriamo di ottenere l'abilità Rasoio Felin, col quale sarà in alcuni casi più veloce a filare la nostra arma. Oh, santi numi, quel Toby Kadachi ostacola l'avanzata del progresso. Se finissi dritto nel suo stomaco, non potrei ultimare gli strumenti dedicati per voi cacciatori. Di qui selezioniamo sempre un giocatore. E poi, consapevoli del fatto che il Toby Kadachi si trova nella parte alta dell'area 12, che in realtà diventa area 14, per far presto selezioniamo l'accampamento 11. Durante il combattimento potrebbe anche verificarsi l'eventualità che subentri il Rathalos come nemico aggiuntivo, che in realtà non fa parte della missione di storia, ma che è un antagonista naturale del Toby Kadachi che quindi potrebbe dar fastidio anche a noi. Nel qual caso l'eventualità si verificasse, vi consiglio di portare preventivamente dei baccelli e letame. Andarli poi con quadrato ad inserire nella fionda che abbiamo sul braccio sinistro e poter poi sparare queste munizioni puzzolenti sul muso del Rathalos, così da farlo scappare e liberarci della sua presenza molto fastidiosa ed ingombrante.
Quindi intanto ci prendiamo 5 baccelli, poi se non servono che ben venga, altrimenti siamo pronti anche per questo. Al che si parte, si comincia. Tobikadashi, siamo pronti al combattimento. Se avete scelto anche voi come il sottoscritto le doppie lame d'elemento acqua, vi consiglio di mantenere il più possibile la modalità in demone di R2 e poi di iniziare il combattimento sfruttando la prima parte della combo con cerchio, ovvero la trottola, per avvicinarci al nostro avversario nel mente, cercare anche di colpirlo o alla testa o alla coda oppure alle zampe, nel tentativo chiaramente di destabilizzarlo il prima possibile. Il tutto può essere anche alternato con una combo di triangolo. Quando il nemico invece poi va a terra, miriamo o la coda alla testa, alternando una parte iniziale di combo di triangolo in demone con la conclusione di sempre in modalità demone, triangolo e cerchio, così da massimizzare anche il nostro danno. Testa rotta e una prima parte già è fatta. Ricarichiamo il prima possibile la stamina che è quasi finita. Stiamo sempre attenti a dove si sposta e considerate che in quest'area specifica della mappa lui, come vedete, approfitta della corteccia degli alberi per attaccarsi e poi lanciarsi da queste direzioni. Quindi è ancora più pericoloso che non di solito, che in altre aree. Benissimo così, continuiamo l'opera di combattimento per destabilizzarlo. Finora se l'è presa anche molto col gattino e non ha utilizzato tantissimo la coda, la quale vedete comunque essere per lui in realtà un'arma devastante nei nostri confronti. Quindi stiamo sempre lontani e sempre molto attenti. Per ora non ci lascia l'opportunità di codare, per cui portiamo pazienza e continuiamo a picchiarlo sulle zampe ed eventualmente sulla coda. Volendo possiamo anche anticiparlo e con cerchio dall'albero fare questa animazione, però purtroppo non gli togliamo tantissimo con le doppie, non lo colpiamo molto, per cui facciamo bene anche semplicemente a recuperare stamina e aspettare. Chiaramente, come in tutti i combattimenti, ad un certo punto il nostro avversario, dopo aver preso un tot di danni, tende ad allontanarsi. Per cui approfittiamo di questo frangente per recuperare vita se serve, per quotare le doppie lame che sicuramente saranno consumate, e poi riprendiamo con la caccia. Finora, ragazzi, siamo stati bravissimi. Raccogliamo tutte le impronte per accumulare anche punti ricerca e quindi avere maggiori competenze sulle caratteristiche, poi anche per poterlo affrontare in futuro, di questo avversario. E continuiamo con l'inseguimento. Ed è andato in quella che sembra essere la zona 5.
Anche qui ci dovrebbero essere degli alberi che chiaramente lui può sfruttare come fatto in precedenza. Proviamo anche un attacco in salto, siccome abbiamo delle piccole sporgenze, dei piccoli rialzi da poter usare. E magari ci scappa anche una cavalcatura, perché no? Perfetto, cavalchiamo. Avendo già rotto la testa, possiamo concentrarci sulla coda. Benissimo così. Ed anche la coda è stata rotta. Inizia ad essere veramente molto stanco sia di stamina, ma soprattutto debole per quanto riguarda la vita. Vi ricordate, ragazzi, inizio video cosa avevo detto? Che uno dei due più evidenti punti di debolezza dell'avversario era proprio la quantità di punti vita. Infatti, è praticamente già quasi morto. Per cui, tenendolo sempre d'occhio, mantenendo le giuste distanze e sapendo e capendo quando attaccarlo, in realtà neutralizziamo completamente l'aggressività e il pericolo di questo avversario, che è completamente alla nostra mercé. Posso dirvi che da precedenti esperienze in realtà il Topikatachi si muove molto meno di quanto non stia facendo in questo caso. Non so perché, ma stavolta stranamente tende ad andare molto avanti e indietro tra zona 5 e zona 6. Di solito non lo fa, sta un pochettino più fermo. Stiamo sempre anche molto attenti a quando lui si ricopre di scariche elettriche, in questo caso avete visto rizza il pelo, adesso utilizza anche attacchi di elemento tuono, quindi è pericolosissimo. Non molla mai la presa neanche a fine combattimento quando ormai è esausto, anzi diventa ancora più cattivo e ancora più aggressivo, per cui massima attenzione. Ed è fatta. A parte tutti i vari spostamenti, è morto in men che non si dica. Siamo stati bravissimi. Di qui seguiranno tre scalcate e poi ce ne torniamo direttamente al quartier generale. Abbiamo ottenuto una scaglia, un'altra scaglia e un artiglio. Così come per lo Jura Todus nello scorso episodio, anche il Topikatachi potrà fornirci, grazie ai suoi materiali, la possibilità di forgiare armi elementali, ovviamente in questo caso d'elemento tuono, e di conseguenza anche l'armatura con parti del suo corpo, in questo caso resistenti all'elemento tuono, ma di pari passo molto deboli all'elemento acqua. E tra le ricompense di fine missione abbiamo anche trovato qualche scaglia, delle sacche fulmini che sono relativamente rare come oggetto perché in realtà non è che le dia maggiormente se rompiamo dei pezzi, ma è semplicemente fortuna al termine della missione quello di trovarla come drop. E in più per aver rotto le zampe anteriori un artiglio, per aver rotto la testa l'elettrodo e per aver rotto la coda una pelle in più.
E tra i tanti bonus per aver completato in maniera perfetta questa missione otteniamo anche la mensa è stata migliorata. Sono stati aggiunti nuovi ingredienti al menu, ora puoi selezionare più ingredienti, ovvero in realtà anziché creare ricette da soli 2 ingredienti le possiamo creare da 4 ingredienti ottenendo bonus sempre migliori e sempre più utili. Davvero stupefacente. Grazie, grazie, grazie. Oh, vorrei darti un bacio. Grazie a te i cacciatori potranno usare i nostri strumenti dedicati. Ah, a proposito, ho provato per curiosità a piantare un seme di albero vetusto. Non ci crederai mai, ma è germogliato. Sono alberi particolari perché crescono assorbendo energia dagli esseri viventi che li circondano. Ti risparmio i particolari noiosi, piuttosto ci sono degli oggetti così molto spesso? Forse potresti sfruttare le proprietà dell'albero e, con un po' di fertilizzante, creare oggetti utili alla tua causa. Siamo in continua crescita. Felice di vederti. Avevi mai visto il nostro albero vetusto? Un attimo prima era soltanto un piccolo germoglio e poi puff, tutto ad un tratto, è diventato questo gigantesco albero. Ora è tempo di fare un po' di ricerche. Non vedi l'ora di mettere le mani sui nuovi oggetti, vero? Sfrutteremo l'albero vetusto per coltivare nuovi oggetti che ti saranno utili nel corso dell'avventura. Di cos'è che avevi bisogno? Laboratorio botanico, di cui chiaramente il gioco ci spiega come funziona. A grandi linee, coltivando un oggetto come erba, miele, funghi o insetti, potremo far sì che questi oggetti di missione in missione si vadano a moltiplicare in maniera spontanea. Potremo accelerare questo processo di moltiplicazione con del fertilizzante, ovvero degli oggetti che si possono comprare tramite punti ricerca, così da evitare tutto il tempo che ci vuole per andare in spedizione, raccogliere l'oggetto in mano e poter tornare, quindi facciamo più cose contemporaneamente. Vi vado comunque a leggere per maggior dettaglio. Laboratorio botanico. Affida piante, funghi e insetti al laboratorio botanico che ne produrrà altri per te. Visita la struttura e seleziona l'oggetto che vuoi produrre. Il tempo necessario per la produzione varia in base all'oggetto. La struttura proseguirà automaticamente la produzione fino a quando non raccoglierai risultati o comunque sia fino a quando anche la quantità massima che può essere prodotta non raggiunge il suo limite. Il tempo richiesto per produrre oggetti avanza di un'unità per ogni missione completata. La produzione degli oggetti si interrompe se la tua cassa raccolto è piena. Controlla le ceste in prossimità del laghetto per verificare lo stato del raccolto. In più, fertilizzante. Usa i punti ricerca per incrementare la quantità di oggetti prodotti. Livello struttura e ampiamente cassa raccolto. All'aumentare del livello struttura sarai in grado di produrre una maggiore varietà di oggetti per volta. Ampliando la cassa raccolto potrai attendere la produzione di un numero maggiore di oggetti prima di raccogliere. Sblocchi i fertilizzanti, incrementa di livello la struttura e amplia la cassa raccolto soddisfacendo i relativi requisiti. Per cui, per prenderci un attimo pratica come primo esperimento facciamo coltiva. Erba. Ne segniamo una. Infine esaminiamo insieme anche quali sono i tipi di fertilizzanti e quale è meglio utilizzare in base a quale situazione. Se stiamo coltivando le erbe come in questo caso, sceglieremo il fertilizzante, cioè il primo su in alto, bonus raccolto piante S, cioè piccolo. Poi sicuramente esisterà anche il bonus M in quanto medio e L in quanto large, cioè grande. Se stiamo invece coltivando funghi, scegliamo spori di funghi. Se invece stiamo coltivando insetti e o miele, scegliamo la gelatina. Quindi in questo caso semplice fertilizzante. 100 punti ricerca e dovremo poi attendere il corso delle missioni per tornare a raccogliere. Vedete che abbiamo in totale 6, 9, 10 spazi, all'interno delle quali potremo trovare una o più piantine. Quindi da un minimo di 10 fino a un massimo credo di 90 piantine. Poi dipende un po' dalla qualità della struttura, dal tipo di fertilizzante eccetera eccetera. Ed ovviamente, tornando a parlare poi con il capo della squadra operativa, sottolineo che anche stavolta mi ammazzerò di farming off screen per portarvi anche l'armatura del Kadashi set completo. Comunque, capo squadra operativa. Ah, bentornata, possiamo finalmente mettere in sicurezza la base. Per farlo, dovremo occuparci del nostro vecchio amico Anjanath. Non lo hai già incontrato alle porte di Astera, ricordi? Non possiamo permetterci che l'Anjanath distrugga la base mentre siamo fuori a cercare di catturare lo Zora Magdaros. Ecco, allora vai avanti tu per tutti quanti. È un avversario temibile, fai molta attenzione. Direi più che temibile, terribile. Ah, dimenticavo, lo chef mi ha detto che ha iniziato ad aggiungere proteine nei suoi pranzetti precaccia. Che significa?
Sostiene che dovrebbe aiutarti nelle missioni. Fai un salto alla mensa più tardi per capire se ha ragione. Ad ogni modo, un mostro potente come l'Anjanath non sarà facile da abbattere. Ricorda tutto ciò che hai imparato. Questo obiettivo ha la massima priorità. Usa tutto ciò che hai a disposizione e colpisci quel bestione con tutte le tue forze. D'accordo, un ultimo sforzo e la base sarà messa in sicurezza. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per l'ottavo episodio della nostra videoguida dedicata a Monster Hunter World è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!